Ma l'altro fronte quale dici? Quello più vicino alla foggia? Il problema vero e proprio è ora a Banna, verso Rinoldo. Si sconosce l'origine del vasto incendio propagatosi nel pomeriggio di ieri tra le zone Foggia, Renella e Capo San Marco. Una domenica pomeriggio di fuoco con fiamme in qualche frangente piuttosto alte che hanno anche lambito un paio di abitazioni, subito evacuate per ragioni di sicurezza, anche se a tarda sera, alla fine dell'emergenza, le famiglie residenti hanno potuto riprendere regolarmente possesso delle loro dimore. Ma la preoccupazione tra la gente è stata tanta, diverse persone hanno preferito allontanarsi di loro spontanea volontà dalle proprie case in attesa che si eseguissero le operazioni di spegnimento delle fiamme. Intervento che si è rivelato particolarmente lungo e complesso, impegnando a lungo i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e gli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Diversi gli ettari di terreno andati in fumo, in molti casi si trattava di aree incolte, piene di sterpaglie secche, che naturalmente hanno preso subito fuoco. Considerate le dimensioni dell'incendio e soprattutto le condizioni particolarmente impervie del terreno da raggiungere da terra, ad un certo punto si è ipotizzato anche un possibile intervento di spegnimento dall'alto attraverso l'uso di Canadair, ma l'ora in cui le fiamme si sono propagate, il tardo pomeriggio, ha impedito questo tipo di soluzione perché all'imbrunire gli apparecchi non possono più alzarsi in volo. È stato necessario dunque intervenire solo da terra, con tutte le complicazioni del caso. Un grosso intervento dunque, grandi preoccupazioni fino a quando le fiamme non sono state finalmente domate. Non è la prima volta che il territorio di Sciacca viene interessato da incendi di queste dimensioni. In diverse circostanze nel recente passato, incendi di tale portata hanno interessato la zona montana di San Calogero. L'area dell'incendio di ieri pomeriggio è particolarmente interessata anche dalla presenza di abitazioni, non solo villette estive, ma anche residenze per tutto l'anno. Le alte temperature delle ultime ore naturalmente non hanno certamente aiutato l'operazione di spegnimento del fuoco, situazione complicata ulteriormente dal forte vento che soffiava nella zona. Ad assistere i vigili del fuoco e corpo forestale sono stati polizia e carabinieri che hanno prestato particolare attenzione alla sicurezza dei residenti, pronti ad intervenire se il caso l'avesse richiesto nel liberare immediatamente le abitazioni lambite dalle fiamme o a soccorrere qualche ferito. Per fortuna non c'è stato bisogno di tutto questo. Anche il sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola ha assistito personalmente all'intervento di spegnimento delle fiamme, stretto contatto col prefetto di Agrigento Nicola Diomede, che ha chiesto di essere informato puntualmente.